rivedendo sì, le immagini, diciamo che il rammarico è aumentato, come magari leggere anche alcuni giornali, difficilmente, invece di essere più sereno, mi arrabbia ancora di più. Arrabbia ancora di più dove leggo che magari c'è stato un Lanciano, mi riferisco al centro, dove il Lanciano ha giocato sottotono, una squadra che fa il 60% di possesso palla, tira 19 volte in porta, crea 7 occasioni da rete, 7 angoli a zero. Chiaro che il risultato è da fastidio. Il risultato sì, è sottotono, è negativo sicuramente, e siamo prima di essere rammaricati. Però, come leggere la dichiarazione dell'allenatore del Varese, dove dice che il risultato della vittoria è meritato per quanto riguarda il Varese, quello mi dà fastidio, perché vuol dire essere disonesti, disonestà intellettuale. Io penso che quello che stanno facendo questi ragazzi è un lavoro straordinario, perché se noi sabato avessimo vinto avremmo eguagliato il record dell'anno precedente, dove quest'anno la società ha speso 1 milione di euro in meno. Quindi, se capiamo che questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, se pensiamo sempre a quale può essere il nostro obiettivo principale, che è quello della salvezza, ok, tutte le riflessioni, tutta una conseguenza mi sta bene. Se da lì iniziamo a pensare a qualcos'altro, perché di diritto divino, per forza il Lanciano debba vincere con il Varese, perché magari in quel momento aveva 23 punti, siamo fuori da ogni logica calcistica. Io penso che creare questa propaganda pro Federico può creare solo danni. Innanzitutto mette in difficoltà il ragazzo stesso, Federico Amenta, perché si è detto Federico Amenta vuole andare via, e non mi sembra che Federico Amenta sia andato via, ho chiesto di andare via. Si è detto che Federico Amenta ha litigato con l'allenatore, e Federico Amenta non ha mai litigato con il sottoscritto. Io Federico Amenta penso di conoscerlo più di tutti quanti voi, più di tutti quanti, perché ci ho giocato insieme. Federico purtroppo quest'anno ha avuto un percorso diverso. Quindi se si vuol capire questo, bene. Se si vuol continuare a mettere in difficoltà Federico, Stefano Ferrara, idem, perché così facendo si può mettere in difficoltà anche Stefano, ma soprattutto si mette in difficoltà la squadra. Ma come non posso concepire i fischi di Antonio Piccolo? A me questo dispiace. Quando io all'inizio dell'anno vi dico, mi raccomando ragazzi, dobbiamo tirare tutti sulla stessa direzione, squadra, società, stampa e pubblico, io purtroppo le cose ve le dico in anticipo.